Il viaggio delle meraviglie. Avete mai sentito parlare di un giovane vicentino che partì per la Spagna? È Antonio Pigafetta e ha compiuto la prima circumnavigazione del globo. Era poco più che ventenne quando lasciò Vicenza. Nel porto di Siviglia conobbe il capitano portoghese Ferdinando Magellano, che stava preparando la spedizione per raggiungere le Molucche, le isole delle Spezie. Chiodi di garofano e noce moscata erano l'affare del secolo. Il 10 agosto 1519, dal porto di Sanlúcar salparono 5 navi: Trinidad, Sant'Antonio, Concepción, Victoria e Santiago. Il viaggio durò 3 lunghi anni. Di 234 uomini dell'equipaggio, nel 1522 fecero rientro soltanto in 18, e tra questi c'era Pigafetta. E il carico di spezie bastò a ripagare l'intera spedizione. Pigafetta aveva tenuto il diario di bordo. Il manoscritto originale è andato perduto. Ma rientrato in Italia, scrisse il resoconto di viaggio, che è giunto fino a noi. Relazione del primo viaggio intorno al mondo. Vi sarete chiesti: come faceva Pigafetta a sapere che Re Carlo di Spagna stava finanziando una spedizione? Fu un vicentino illustre a portarlo con sé. Il vescovo Francesco Chiericati, ambasciatore del Papa in Spagna. Il suo ritratto, opera di Alessandro Maganza, si trova nella Pinacoteca di Palazzo Chiericati.